Yo, già tutti popolo di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Siete su Jump, Jump TV e io sono Jump, Jump. Welcome, guys. Questo video di oggi, raga, è tosto perché Axe è tornato col nuovo pezzo. Fino a prima volevo fare la canzone di Shade, ero combattuto, dico, faccio la canzone di Shade o faccio la canzone di Axe. E ho deciso. J-Axe. Il pezzo si chiama La Mia It. E quindi, raga, per l'occasione, maschera in viso perché è bella tosta oggi. È bella tosta. Prima di iniziare con il video, vi chiedo soltanto una cosa al solito: un like, un commento, una condivisione, un'iscrizione e attivate la campanella se il canale vi sta davvero a cuore. E se volete vedere sempre più contenuti freschi ed essere sempre aggiornati, mi raccomando, grazie di cuore a chi lo fa. E ovviamente grazie del supporto che sto avendo da tutti voi. Yeah. Let's go. Vediamo cosa ha combinato Axe. Oh. Beat che sembra old school, baby. Una volta mi bastavano due drink e le chiamavo Oh. repeat. Più che una rubrica avevo una playlist e le dimenticavo dopo un mese come Gangnam Oh, Style. come Gangnam Style. Minchia, sembra l'Axe degli anni 90. Oh, laddove c'era l'erba, adesso ci sei tu. Sì, sessione di inglese. Sempre questo gioco di parole lui, eh? Tornato negli anni 90. Ai tempi di Oi Maria. Sei la mia hit. Barre non male. Molto fighe. Ah, che durano poco come un singolo di un trapper. Piacerà tanto a chi ascolta musica commerciale, diciamo da radio. Piacerà molto, eh. Però bello, bello, eh. Ok, raga. La mia hit, featuring Max Pezzali. Featuring Max Pezzali. Cosa dobbiamo dire di questo pezzo? Andiamo un pochettino a tornare indietro. Max Pezzali featuring J-Ax, sono due pezzi. Sono due fottuti pezzi degli anni 90. E ancora sono qui. Questa è la frase che mi sento di dire. Nel senso che ancora hanno i loro follower, hanno acquisito follower e avranno follower. Quindi questo è una cosa che resta. Due pezzi degli anni 90 che piacciono molto al pubblico e piacciono a tutte le età. Io ho mia madre, mia zia, che dicono J-Ax. Minchia quanto spacca J-Ax, non proprio come l'ho detto io, raga, però dicono, cazzo, J-Ax è davvero forte, è il più forte rapper d'Italia. Non ne sono d'accordo, però dico che è tra i più forti a livello lirico, lirico. E Max Pezzali è un pezzo di storia che mi porto dietro, che ci portiamo dietro, che anche noi, tra vecchie e nuove generazioni, nel senso pure generazioni di mezzo come la mia, che hanno vissuto un po', magari la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000, soprattutto inizio degli anni 2000, da piccolini, dicono, cazzo, Max Pezzali fa la storia, ha fatto la storia e continua a farla a livello di chi gli piace questo genere, il suo genere, no? Che è tra il pop e comunque ha delle reminiscenze dance. E ogni tanto lo vediamo anche a lui con qualche rima, quindi possiamo dire che può avere qualche piccola reminiscenza di rap. Consentitemi questa cosa, no? Pezzo in generale che se me lo devo ascoltare in macchina, in tranquillità, sciallo, ci sta tantissimo. Pezzo che però, se devo valutarlo, da un pezzo figo che mi piace dire minchia come picchia, non mi piace tanto, dico la verità. In generale mi piace tutto come è orchestrato, tutto come, diciamo, è stato messo in connubio, un incontro che è un idolo del pop con un idolo del rap, che comunque J-Ax è sempre stato nel mondo commerciale, cioè è stato poco tempo nell'underground.
Lui rappa da tanti anni, però comunque ha avuto subito una carriera veloce nel grande mondo della musica italiana, rap. Quindi questo incontro tra lo zio e lo zione, positivo, ripeto, positivo per quanto riguarda la radio, per quanto riguarda un pezzo sciallo, però è un mi per quanto mi riguarda, per quanto dico, è un rap, è una canzone che ha bei contenuti, sì e no, vi dico perché. Punchline che mi piacciono, Axel riesce sempre a, non ci si può dire niente, ad andare sul beat per bene, è un maestro, sono anni che c'è, ci ha riportato in un certo senso negli anni 90, ai tempi di Oi Maria, ve la ricordate? Io diciamo sì, perché comunque non l'ascoltai quando uscì perché ero troppo piccolo, l'ho ascoltata qualche anno dopo, anni dopo, e me la ricordo perché ho sentito i primi articolo 31, quelli per intenderci del 94-95, ora non ricordo l'anno di uscita di Oi Maria, però mi ha riportato indietro. Beat che molto, anche il beat molto old school, con questo suono un po' fresco, quindi un po' mischiato per renderla gradevole un po' a tutti, ai vecchi ascoltatori, ai nuovi, ai medi. E Max Pezzali, raga, io andrei a leggermi il testo perché ha detto cose interessanti, ma voglio confrontarle al solito meglio con il testo. Allora, ha nominato un po' di cose Jax in questo pezzo, Gangnam Style, tipa, no? Gli ascoltavo Dance, tu eri un pezzo di John Lennon, quindi davvero cosa figa, no? Ha nominato questo big, no? Per dire, eravamo diversi, però poi ci siamo incontrati. Sei un disco di diamante che non è ancora uscito, ma è già il mio preferito. Mi ricordo un po', in maniera meno aggressiva, questa di Jax, quando Salmo ha detto... Sei la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste. Vi ricordate il pezzo Il cielo nella stanza? Ecco, mi ricorda quello, però in maniera, cioè il testo era un po' più aggressivo, perché Salmo un po' più aggressivo, diciamo, se vogliamo usare questo termine, rispetto ad Ax, è un po' più crudo, e lui ha detto invece questa roba, no? Poi un'altra cosa bella, non ti passa la radio, non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. Figata, c'è tanti concetti. Quindi una bella cosa dire a una ragazza, cioè segnate, prendete appunti dallo zio e se avete una ragazza e l'amate davvero ditelo, no? Poi tornando alla strofa, nomina i Pooh, dice fino alla terza età come una fan dei Pooh. Devo dire che ogni volta serve a leggere il testo e confrontarlo con quello che si è capito, perché si colgono tante cose delle punchline che magari al primo ascolto non si riesce a capire. Quindi pezzo davvero interessante per lo zione, che nonostante gli anni rimane sempre fresco, ha una scrittura che è invidiabile, però ovviamente è resa molto commerciale per le esigenze della radio o per quello che vuole far trasmettere lui per questo pezzo. Il pezzo in generale, come ho detto e ripeto, mi piace, se lo devo solo associare a qualcosa da sentire in tranquillità e non da stare là a dire che tecnica, che roba, che punchline, che cattiveria, perché a me piace la crudezza nei video, anche voglio dire il conscious. Però per un pezzo tranquillo devo dire che ci sta davvero tanto e che Ax ci sa ancora tanto fare, quindi nient'altro da dire su lui. Ritornello che ovviamente è un grande, Max Pezzali, che possiamo definirlo, è uno dei king secondo me in Italia per quanto riguarda queste tipologie di ritornello, perché si rifanno a quello che è il suo genere, a quello che portava con gli 883, a quello che ha portato da solo, e quindi un bel connubio. È un pezzo che secondo me prenderà, diciamo, il like, la condivisione o tanti altri aggettivi che posso dirvi del pubblico. Raga, il mio video finisce qui. Io vi ringrazio di tutto quello che state facendo, lo ribadisco perché dico è giusto che chi ha un canale e quando ha degli iscritti in più, delle persone che iniziano ad apprezzare il canale, ringrazi. Da Jump è tutto. Voi, se vi piace questa maschera, ve l'ho detto anche in un video precedente, in altri video quando la misi, o se vi piacciono altri tipi di maschere, fatemelo sapere nei commenti che vedrò di accontentarvi e magari portare altre situazioni con altre maschere. Avevo pensato a qualcosa di figo che piace a me,
che non vi sto a spoilerare. Da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.